improvviso mentre parlo di bullismo, cyberbullismo perso nella rete. Lo faccio adesso con la fame e con la sete di informazioni. Adesso per vedere le reazioni le cerco qua in varie direzioni. Il convegno di oggi ha un obiettivo importante: far conoscere agli enti locali della città metropolitana quali sono le competenze presenti sui vari territori e quali sono le opportunità sia per quanto riguarda appunto le scuole che vanno dall'infanzia alle scuole superiori e di quelle che sono le attività svolte sui vari territori. E, in particolare abbiamo ascoltato il comune di Cumiana e il comune di Torino che rappresentano due realtà completamente diverse del nostro territorio. E poi abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare degli avvocati, degli psicologi che lavorano tutti i giorni su questo tema, perché il tema del bullismo e del cyberbullismo è sulle cronache di tutti i nostri giornali, telegiornali, ma è un fenomeno che va governato, è un fenomeno sempre purtroppo in espansione e allo stesso tempo noi adulti dobbiamo prendere sì coscienza ma avere anche gli strumenti necessari per poter risolvere questa problematica. L'ufficio scolastico si occupa di politiche giovanili e di prevenire determinati fenomeni che vanno a incidere sulle dinamiche di crescita degli studenti. Quindi l'occasione era appunto quella di organizzare con Città Metropolitana un evento che potesse fare vincere ciò che le istituzioni, in particolare gli enti locali, realizzano sulla prevenzione del bullismo e cyberbullismo. Devo dire che io già nel mio precedente incarico mi occupavo di studenti e di politiche studentesche e abbiamo sempre cercato di andare poi al cuore del problema, quindi riuscire a organizzare eventi che coinvolgessero direttamente gli studenti. Infatti ricordo che abbiamo organizzato con Polizia Municipale e Polizia Postale anche degli interventi dove gli studenti parlavano degli studenti, quindi con un linguaggio molto più adatto a quello che è la vostra età. Cambiando l'età cambiano anche i linguaggi e anche naturalmente determinati messaggi possono essere più efficaci se c'è un linguaggio più vicino naturalmente a quello degli studenti, che poi sicuramente vuol rafforzare anche l'efficacia e naturalmente anche l'efficacia delle nostre azioni. Quella del bullismo e del cyberbullismo è un problema. È un problema, è un po' uno specchio della nostra società, dentro ci sono tante cose, importante c'è un rapporto con la differenza e con gli altri che va un po' coltivato, perché altrimenti viviamo in una società che un po' alimenta la denigrazione dell'altro, l'esclusione del diverso, invece insomma cerchiamo di stare il più possibile capire che le differenze sono proprio la ricchezza che abbiamo nella nostra vita. L'altro aspetto fondamentale è le nuove tecnologie, è meraviglioso, è fantastico, abbiamo delle potenzialità enormi nelle nuove tecnologie, però bisogna, come quando uno impara a guidare, deve capire qual è il codice della strada e quali sono i comportamenti da tenere o da non tenere. Attenzione che stringiamo i piccati, siamo tutti schiavi della tecnologia.